Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row, una parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che stiamo iniziando a far fuori altri candidati sindaci. Il problema è che ci stiamo immischiando in questioni politiche. Noi siamo una gang, non dovremmo entrare in queste cose. Serviamo al servizio alla comunità. Did you handle it? Where the fuck is Julius? Have you heard back from Monroe? Nice work, but I don't think I can let Julius go until you do a little more Certo, come research. no. We'll be in touch. Looks like we wait. Why? So we can let this jagoff jerk us around? Fuck that! And what would you rather do? You know exactly what I'd Sparagli? like to do. Johnny, we're not blowing up City Hall. Nah. Hey, I'm just saying. It would solve a lot of problems. È What if vero. they're keeping Julius there? All right, but there's gotta be a better plan than let's be Monroe's bitches. You're right. There is. Marshall Winslow was a major public figure, and you can bet your ass that people would ask questions if the chief of police wasn't at his funeral. I say we hit Monroe during the funeral procession. That's to show whoever he's working with that we're not fucking around. You're saying we should assassinate the chief of police while he's at the funeral of the guy we just smashed? Yeah. Don't tease me, Dex. Let's fucking do it. Eh beh, certo. Facciamola semplice, no? Ok, fammi rubare questa macchina. Forza, ragazzi, tutti su. We only get one chance at this, so we can't fuck this up. Once we hit Monroe, we better get out of there quick. The last thing we want is to make a big scene. Giustamente. Eccoci arrivati. Questa zona, tra l'altro, mi sa che è anche importante in Saints Row 2. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di ricordare che questo sia un supermercato, un centro commerciale in cui ci torneremo, tra l'altro. Before the mourners roll by. Take this. Ok, When the funeral procession comes into ovviamente. view, take out Monroe. He'll be the one in the coffin. Okay, here comes the procession. Just line up with the cop car and shit, there's more than one. All right, this ain't a problem. It'll just take a little more work to find out who caused it. Buona fortuna. Dio mio, Johnny. Che succede? Non vedo, non vedo. Ascoltami. Facciamo le cose un filino più pulite. Andiamo a forgive and forget, certo, come no. Come se andare lì ci risolvesse tutto. Dammi sta macchina, va. Entra. A forgive and forget. Come se potesse salvarci il culo quel posto ora. Guarda. Meglio muoversi. Ma poi mi ha dato un cavolo di cecchino con 5 colpi. Che cazzo dovevo farci io con 5 colpi, Dex, secondo te? Ma veramente fai? Meno male che avevo il lanciarazzi, se no, ciao. Quando cazzo la finivamo più sta missione? Guarda, guarda che mi inseguono. E io devo andare a un autolavaggio per farmi perdonare dai peccati, ma sei serio? Cioè, vuoi che la culla, dopo che io sono stato là dentro, mi perdoni per davvero? Guarda, ci scommetto che funziona anche nella vita reale. Oh, calmi. Calmi che c'ho le ruote bucate io. Eccoci, eccoci, eccoci. No, 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 no. Devi farmi entrare là dentro. Hai capito? Devi aspettare un attimo. Ecco fatto. Che culo. Mamma mia, meno male, prima che esplodessi. Hello there, young man. This is Alderman Hughes.
That was quite a message you sent at Winslow's funeral. And trust me, I heard it loud and clear. Now, I'd like to set one thing straight. It was Monroe's plan to strong-arm the Saints. Personally, I've always thought you and I could have a much healthier relationship. Now, we've had a rocky start, yes, but why don't we fix that? Come over to certo. Tonight. Julius will be there, and between the three of us, I'm sure we can work something out. Ah, certo. Solo noi tre riusciremo a sistemare tutto. Prima di andare in questo suddetto posto, io uno mi vado a fare rifornimento, sia di soldi che di munizioni. Chi è sto vecchio? Chi è sto vecchio seduto in casa mia? Ma scusami. Ma chi ca... Perché c'era un vecchio seduto nella mia stanza da letto? Ma vedi un po'. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!